Buonasera, vi do il saluto a nome della scuola di APA, sono che rappresento. Siete tantissimi, aiuto. Allora, vorrei ringraziarvi intanto per essere intervenuti, ma soprattutto voglio fare un po' una cronostoria di quello che è successo in questi giorni e che quindi è culminato in questa serata. Appena siamo pronti, vedrete delle immagini alle mie spalle che rappresentano un po' il motivo per cui noi siamo qua. È successo questo, qualche mese fa, guardando i giardini pubblici, che poi sono proprio di fronte alla sede della Diapason, che ho organizzato questa serata, mi sono accorta, così, magari ovviamente ci sono sempre stati, figuriamoci, ma vicino proprio alla mia sede c'è uno studio di architetti, G-Quadro, e è stato immediato il pensiero, faccio qualcosa per la comunità, e nello stesso tempo faccio conoscere quella che è la realtà della nostra Augusta. E quindi parlo con questi architetti, loro si mettono subito a disposizione, Graziano Riera e Giuseppe Passanisi, due giovani architetti molto intraprendenti, insieme facciamo un piccolo progetto di recupero della zona antistante il palco della musica e comunque dei giardini pubblici. Pensiamo un po' a questa idea, soprattutto perché Augusta è piena di musica, è stata sempre così, piena di artisti, di musicisti che sono entusiasti di quello che sanno fare e che vogliono farlo sentire a tutta la comunità. Hanno bisogno anche di un posto dove esibirsi, è sempre stato così, il palco della musica è stato sempre meta di queste attività. Purtroppo adesso non può esserlo più e quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa. Alle mie spalle ci sono anche dei ragazzi che testimoniano questo. Augusta è piena di talenti musicali che hanno bisogno proprio di esprimersi. Quale luogo migliore è il palco della musica? Quindi è venuta un po' fuori questa idea e quindi il progetto è andato avanti in maniera seria. Abbiamo approntato il progetto appunto cartaceo, abbiamo fatto vedere ai commissari e presto parleremo anche con la sovrintendenza che darà il via a tutto al progetto vero e proprio. E quindi questa sera cominceremo i primi passi per mettere vicino, per fare qualcosa. Ma in questo, giustamente, per realizzare una serata che poi potesse portare qualche cosa di buono, avevo bisogno di aiuto. Quindi chiamo un signore, un amico, Pippo Corbino. E nel frattempo che io parlo di questa iniziativa, vedo che lui ride, sorride. E poi mi dice che sarà proprio il progetto che lui vuole portare avanti. Sarà il presidente incoming del Rotary Club di Augusta, ormai a fine mese. A questo proposito invece invito l'attuale presidente del Rotary, Salvo Gianplanco, e anche Pippo Corbino a salire qui. Ovviamente la serata è stata organizzata con il loro grandissimo aiuto e di tutto il Club Rotary. Quindi loro vi diranno che cosa hanno intenzione di fare e che cosa il Rotary continuerà a fare dopo questa serata. Buonasera a tutti, un caloroso benvenuto a questo pubblico così numeroso e credo anche meraviglioso. Io sono, è stato detto poc'anzi, Salvo Gianblanco, l'attuale presidente del Rotary Club di Augusta. Dico questo, ho detto attuale perché le Rotary, i presidenti non sono a vita, durano un anno, come tutto gira nel Rotary. Il fatto stesso Rotary vuol dire a rotazione e gira. Quindi alla fine di questo mese ci sarà Pippo Corbino che si prenderà questi oneri, anche questi onori. Stasera tocca a me parlare un po' di Rotary. Cos'è il Rotary? Il Rotary è un'organizzazione globale che raggruppa più di 1.200.000 persone fra uomini e donne distribuite in più di 200 paesi in tutto il mondo, raggruppati da più di 30.000 club gestiti da diverse centinaia, più di 500 distretti. Cosa fa il Rotary? Il Rotary gioca nel mondo del volontariato. Quando si dice Rotary, proprio si parla di service.
Voi sapete che non c'è solo il Rotary, ci sono anche altri club service, ma il Rotary è quello più anziano, è il primo. Sappiate che da più di 100 anni il Rotary, dal 1905, quando un avvocato di Chicago, Paul Harris, fondò questo sodalizio, da allora poi si è andati in tutto il mondo. Stavo dicendo prima che cosa fa il Rotary. Il Rotary cerca di dare una mano a chi ha bisogno. A livello mondiale, a livello globale, sappiate che, ma anche a livello territoriale, comunque si parla anche del territorio, a livello mondiale un progetto che magari non tutti sanno è quello di debellare la poliomielite. La poliomielite è, le persone anziane sanno cos'è, i giovani, grazie a Dio, in Italia magari ne hanno solo sentito parlare, ma gli anziani, qualcuno è rimasto anche colpito da questo flagello. Ancora questa malattia in qualche parte del mondo c'è e il Rotary si è preso carico di debellarla completamente. Dovete sapere che la raccolta fondi del Rotary ogni anno sono centinaia di milioni di dollari, che poi parecchi di questi vengono destinati proprio per debellare questa malattia. Ma non solo, ci sono migliaia di rotariani, medici rotariani, che chiudono i loro studi, studi molto prestigiosi in tutto il mondo, per dedicarsi direttamente a dare una mano a queste persone. Parliamo dell'India, del Pakistan, del Centro Africa, paesi ancora dove questo flagello è presente. A livello territoriale cerchiamo, diciamo, direttamente i soci di ogni club di vedere cosa c'è di bisogno. Uno dei progetti è quello che poco fa Giovanna ha accennato, ma ce ne sono tanti altri. Mi piacerebbe ricordare che quest'anno, l'anno di questa mia presidenza, ci ha visti impegnati in un progetto, anche se apparentemente semplice, ha dato anche dei risultati interessanti, quello di aiutare alcune famiglie molto bisognose di Augusta. Cosa abbiamo fatto? Non abbiamo dato soldi a queste persone, abbiamo dato delle cose che potessero migliorare la qualità della vita. Abbiamo aiutato una famiglia a cambiare casa. Voi immaginatevi una famiglia con dei bambini che devono convivere con dei topolini in casa, con degli scarafaggi parecchi. E quando poi, oltre ai topolini, ci sono anche i genitori dei topolini, che possono portare anche qualcosa di brutto. Ebbene, abbiamo fatto in modo che queste persone cambiassero un po' la loro vita precedente. Abbiamo fatto anche altre piccole cose, non so, mettere in sicurezza voi, non so, molti di voi forse l'avranno visto, c'è un elicottero vicino il commissariato di polizia. Noi ci siamo interessati di metterlo in sicurezza facendo una recinzione, perché dei bambini arrivavano, aprivano gli sportelli dell'elicottero, entravano dentro mettendo anche a repentaglio la loro vita. Ma tanti altri progetti che abbiamo portato avanti, piccole cose apparentemente, ma che possono avere anche un significato se poi noi li portiamo in maniera così spassionata. Posso dire qualche altra cosa ancora? Chi fa parte del Rotary? Questa adesso è una promozione che voglio fare. Nel Rotary può entrare chiunque, basta sentirlo dentro. Naturalmente nella normalità si diventa rotariani persone che lavorano, dei professionisti. Professionisti in generale, capitani d'industria, ma anche diciamo operai specializzati. Persone che nel loro settore, nella loro specialità, possono eccellere. Potremmo parlare, non so, di Rockefeller, come di Gianni Agnelli, ma anche del signor Adel. Agnelli, Rockefeller li conoscete tutti, Adel non lo conosce nessuno. Adel, un migrante di tanti anni fa, viene in Italia, si inserisce molto bene nel mondo del lavoro, diventa un eccellente professionista, un bravissimo diciamo specialista
eccelle nella sua specialità. Ebbene, questi sono anche delle persone che dobbiamo accogliere. Parliamo spesso in questo periodo dei migranti, ci lamentiamo che possono essere portano delinquenze eccetera, non è così. Questa è una testimonianza, quello che ho fatto poc'anzi, di persone che si sono inserite e si sono inserite molto bene. Però adesso ho parlato troppo forse. Vi ringrazio, passo la parola a Pippo. Grazie, buonasera, io sono Pippo Corbino, il presidente in camen del Rotary Club di Augusta per l'anno 2014-2015. Io vi parlerò velocissimamente, molto brevemente, dell'immediato presente, cioè questa manifestazione e questo spettacolo. È il progetto importante, quello della sistemazione del palco della musica. È vero quello che ha detto Giovanna Passanisi, quando lei parlava io ridevo, cioè sorridevo veramente sotto i baffi, anche se non ce li ho, ma insomma sorridevo sotto i baffi. E poi alla fine gli ho detto sì, è vero, insomma questo progetto lo condivido perfettamente. Quindi abbiamo iniziato questo percorso che è iniziato con questo spettacolo e continuerà con una rassegna teatrale che sarà organizzata con 4 spettacoli teatrali tra ottobre e marzo, sempre per una raccolta di fondi che il Rotary Club di Augusta sta già provvedendo a organizzare, a interpellare le varie compagnie teatrali. E oltre a questo, oltre al palco della musica, abbiamo un altro, diciamo, grande obiettivo. Sicuramente qualcuno penserà, insomma, che siamo un po', come dire, strani in testa, però l'obiettivo è un altro, oltre a quello del palco: la sistemazione dei giardini pubblici. È un progetto molto ambizioso, però forse con l'aiuto di tutti possiamo riuscirci, principalmente con l'aiuto delle scuole, perché abbiamo intenzione di far intervenire la pubblica istruzione provinciale per dare un forte input alle scuole augustane e a tutte le associazioni di volontariato e professionisti e altro per questo grande progetto. Io non mi stanco più, vi ringrazio per la pazienza, vi saluto e buon divertimento.